casa. Ma che libertà, libertà! Quelle che avviene sul vostro terrazzo è uno scandalo continuo! Ma che scandalo? Mio marito è una persona anziana, ma che scandalo può dare? Ma ora ne trovate 5 minuti! Sentite, non vi arrabbiate, vi avete capito! Eh sì, mi arrabbio, perché mi sembra davvero un'esagerazione! Venite qua, venite qua! Esagerazione! Eh sì! Io sono capace pure di andare al commissariato! Qua si tratta di oltraggio a pudore! Sono napoletana anch'io, però qua siamo a Roma! A Roma! E non ti facciamo conoscere, intesi? E va bene, avvertirò mio marito! Ma lei però non mi guardi più in quel modo! Perché io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, ha capito? Ho capito, ho capito! Ma staremo a vedere però, eh! Io tengo due figli hotel, costretta a vedere quello scoscienziato che se ne va nudo sul terrazzo! È una vergogna! Ma vado a commissariato! E poi vedrete! Ma andate dove volete! A Gentile abbiamo cominciato la solita storia! Ma un po', signora, ma non ci pensate? Quella è un po' svitata! No, ma quella ha ragione! Nel modo in cui si dicono delle cose che mi danno fastidio. Ma che succede? Ti ho sentito gridare! Ma è possibile che dovete sempre litigare tutte e due? Argentini, hai preparato tu? Ma che rimedio ho coperti col piatto? Ma se vostro marito ritarda ancora, si faranno gelati! E li mangerà gelati! Ma perché gridavi? La signora Pozzetti! E che ha fatto? Si è lamentata un'altra volta! E di che cosa? Di tuo padre si è lamentata! Perché l'ha fatto? L'ha fatto? Quello che fa sempre! Sta in giro in casa mezzo nudo, prende il sole e poi in terrazza in mutande. E la signora Pozzetti dice che tiene due figlie zitelle che lo mette. Vabbè, ma che esagerazione, quello papà non lo più va in giro in vestaglia o in pigiama. No, e invece quella dice che è indecente. E permetti, tiene ragione, tuo padre è sempre stato indecente, pure vestito. Santo del signor Federico, alle volte guarda in un modo, mi mangia con gli occhi, mi spoglia nuda. E penso di un solo guarda mai, lo farà con te e sei una civetta. Io? Sì, tu argentina, lasciamo andare. E se dico lasciamo andare, lasciamo andare. E lasciate andare, che vi devo dire? Né ma vostra madre perché se la piglia con me. Io vi do gli 8 giorni e me ne vado. Ma si smettetela e poi non gridate. Che io giaccio nervi per conto mio. Luciano ritarda. Ma ringrazia Dio che ritarda. Ma magari non tornasse più. E se tu avessi dato ascolto ai miei consigli? E invece i tuoi consigli non li ho seguiti. Io ho sposato Luciano perché lo amo e sono felice con lui a dispetto di tutti. E se sei felice a dispetto di tutti, ma che tu fai venire nervo? Io i nervi ce l'ho per una ragione. E io ce l'ho per mille ragioni. Ah, signor Federico, statevi fermo con le mani! E tu stai sempre fra i piedi, fammi passare! Che succede? La mamma è morta di tuo padre, ecco che cosa succede. E quella civetta come ci sta? Lasciatemi stare, signor Federico, lasciatemi stare! E questa ragazza sta sempre fra i piedi. Il corridoio è stretto e uno involontariamente la tocca. Ma che sta succedendo? State strillando come delle galline e lasciate riposare il cittadino, mamma mia! Ma la tua piuttosto che maniera è? Ma sempre in giro in casa mezzo nudo! Mezzo nudo? Sono rientrato, mi sono spogliato e mi sono messo un po' in libertà. Che c'è di male? Che c'è di male? Te lo dico io che ci sta di male. E la signora Pozzetti dice che tiene due figlie zitelle che ti vedono. Le figlie della signora Pozzetti? Sì. E quelle sono due racchie. Anzi, non sono manco femmine, sono maschi. Una tiene la barba e l'altra tiene pure i baffi. Ma stato zitti che sono due donne. Due donne? Sono due esseri di sesso indefinito. Oh, finiscila! Comunque io sono stufa di sentire continue lamentele da parte della signora Pozzetti. Quindi comportati bene e stia composto. Ma come si sta a stare composti? Che siamo all'asilo. E poi ognuno in questa casa è libero di abbigliarsi come meglio crede. Che brutta! Mamma mia, che sto! Papà, ci mettete pure voi adesso! Siamo diventati la favola del quartiere! Io mi vergogno! E lo credo che ti vergogni, con un padre quasi incosciente. Ma state scherzando o fate sul serio? Mo io vorrei sapere che c'è di indecente in questa vestaglia. E poi oggigiorno in mezzo alla strada vanno in giro mezzo nudi e mo alle figlie della signora Pozzetti ci fa impressione se mi piglio solo un coppo di razzo e almeno vedete un uomo. Mamma mia, mamma mia, controllati, controllati, perché solo io ti capisco e ti conosco. Sì. Tu sei indecente dentro la vestaglia, non solamente tu. Ah, boh. Io poco fa ti ho cercato.
Ogni tanto ti aspetti senza motivo. E che ci sta? La pelle come in caserma qua, mamma. E si capisce, perché per te la casa è una caserma, è un carcere. Vorresti stare tutto il giorno buttato dentro il bar insieme ai tuoi amici, oppure a giocarti fino all'ultimo centesimo sui cavalli. Dici la verità, ma non esageriamo, mo, perché mi piacciono i cavalli. E qualche volta mi vado a prendere un aperitivo con gli amici al bar. Poco fa non ti ho risposto perché sono andato di fronte dal giornalaio di fronte a prendere il giornale. Sì, il giornalaio. Perché ci sta la fucilazione per chi è un giornalaio. Il giornalaio, quell'altro vizioso come te, che ti fa vedere quelle orribili riviste piene di donne nude. Ma senti quando... che è la verità. L'altro giorno, quando io sono andata in farmacia, tu come al solito mi hai aspettato fuori per andare dal giornalaio all'angolo e quando sono uscita ti ho sorpresa a guardare quella porcheria. Ma quando mai io sono andato dal giornalaio a chiedere quella pubblicazione che tanto mi piace, la storia del cavallo. Ah sì? La storia del cavallo? E com'è che quando ti sono venuta alle spalle hai visto che un colpo giunto al suo cavallo covetta fuori, eh? Ma perché sono sbagliato un giornale, mamma mia! E poi smettiamolo con questi pettegolezzi, specialmente in presenza di nostra figlia, dai! Ma sì, smettetela per favore e poi non gridate! Io sono già così in ansia per Luciano! Come la fai pesante con Luciano che ritarda! E ha chiuso il bar e avrà avuto un contrattempo. E come? Non mi chiama? Non mi dice sto per venire, non ti preoccupare. E ha ragione. Che si fa così? Ho ragione. Non se lo dimentichi tuo marito che questa casa non è un albergo. Tu sei troppo buona. E che bello campione che si sposò. Non le vede su Luciano. Certo, dopo quello che ha detto lui, oggi a tavola avrei da ridire da lui fino a domani. Certo che il signor Luciano è proprio pazzo con quel cane. Signora, ma voi ci credete a quello che ha detto? Ma che ha detto? Quali sono tutte stupidaggini? Io penso che... Ma che pensi? Perché mi devi contraddire? Oh, ti stavo dando ragione, una volta tanto che avevo ragione. Stavo dicendo che io Scugnizzo l'ho tenuto per ai piedi tantissime volte e non mi sono accorto mai di nulla. Certo che la storia che ha raccontato il signor Luciano mi sembra così strana che mi viene da ridere solo a pensarci. Ma vostro marito è diventato pazzo all'improvviso? Argentina, ma tu non devi da fare niente di là? Certamente che da fare! Certamente, allora vai Argentina! Vai, io ti ho detto 100 volte che non voglio che si parli della mia vita privata davanti alla cameriera! E poi non capisco perché tutto quartiere è stato rifatto rosso! Io poi lo so perché ce l'avete con Luciano, perché ha cambiato l'insegna del bar. Si capisce! Non c'era nessun bisogno di cambiare un'insegna gloriosa che io ho portato avanti per tanti anni. Ma perché, scusate, l'insegna che ha messo Luciano a me sembra la più adatta. Bar centrale. Il bar si trova nel pieno centro storico di Roma. No, doveva rimanere l'insegna che avevo messo io. Anzi, l'insegna che avevamo messo all'inizio io e mio fratello Buonanima quando aprimmo per la prima volta il bar a Napoli. Che giocando sul nostro cognome Sorice, Uyamaim, un bar di Surcil. Poi, quando venite a Roma, cambiai l'insegna in La Tana del Sorice, nel regno della sfogliatella e della pastiera. Uyamaim, tutti i dolci fatti in casa, sarvutai mezza Roma. E mo viene Turcil e cambia un'insegna gloriosa con uno squallido bar centrale. E come sei spormuto, marito, va? Mamma mia! Ma questi piccoli locali a conduzione familiare oggi non esistono più. Ora ci sono le grandi pasticcerie che hanno tutte le specialità. Babà e sfogliatelle si trovano dappertutto. Ma che tutta roba fatta in serie, con rischio pure di avvelenarti. Insomma, Luciano non bastava più vendere solo pastiere. Non voleva fare niente. No. Voleva vendere motoscafi, carri armati, tutto così inutile. Ma chi è proprio megalomane? Sapessi invece quanta poesia c'è in una sfogliatella, in un profumato babà, in una pastiera, in una cassatina. Mo, metti casa la cassatina, che ne pare niente. Un po' di zucchero, ricotta e un po' di frutta candita. Eppure a volte rappresenta il sale della vita. Senza contare pure sotto il profilo estetico. Quella bianca montagnella di zucchero sormontata da una rossa ciliegia potrebbe assomigliare a una giovane donna in fiore. E se l'impensiero ha parlato Don Nunzio? Si dice Don Nunzio, ignorante. Ma stai
Ehi, dai, dai, che fatti? Signor Federico, smettetela! La signora ti chiama, Piuttosto tu, che ti ha detto Vassara con precisione? Ma me l'ho detto, no! Che rientrando a casa verso le 8:30 ha incontrato il signor Luciano che stava chiudendo il bar e poi ha pregato di dire alla signora Valeria che avrebbe tardato e poi l'ha vista lontana insieme al cane! Argentina, io questo lo so già! Io dico dopo! La signora dice dopo! Ma che ti dico? A vuoi farli o no? E io sono napoletana, non so parlare senza gesticolare! Argentina, io dico dopo! Quando ti ho incaricata di scendere da lui e pregato di salire, che ti ha detto? Dopo! Dopo, Argentina! Ha detto che sarebbe venuto subito, il tempo di infilarsi la giacca! E tanto ci può posso infilare la giacca, mi hai capito bene? Ma che ne so io, voi sempre con me ce l'avete! E io l'ho detto che in questa casa non si può parlare! Mi sembra che siete impazziti tutti quanti! Signora Valeria! Signora Valeria! Che c'è, Argentina, che c'è? La macchia non si è tolta, che devo fare? Vabbè, andiamo via, andiamo via. E come la fai pesante col signor Vastola che non ritarda. E quella è un Don Giovanni, si sta scegliendo la giacca migliore. A me comunque mi è sempre stato antipatico questo piazzista dei veleni. Siedo Federico, ma a te non te ne va bene uno. E non ti piace l'amministratore del condominio? Mascarpone. Il generale Mascarpone è un vero gentiluomo ed è una persona simpaticissima. Ma quello è un oiettatore. 3 mesi fa, durante la riunione di condominio, mi venne a chiedere con che la zeppa la bocca: signor Florice, lei è favorevole o contrario al fermo dell'ascensore nei giorni festivi? E io ci dicetto: contrario. Fa male, signor Florice, fa molto male. Ne 2 giorni dopo, in un medico, un manietto chiuso in ascensore per 9 ore, che ci vuole essere i pompieri, poi mi fa sci. Mamma mia, ma pigliai che la paura! Ma è normale! È normale che mi pigliai paura! Se il portiere la domenica è di riposo, l'ascensore non bisogna prenderlo. Il generale ti aveva dato un buon consiglio. Ah sì, e allora sì. Andiamoci ad abitare al pian terreno, perché a me a fare tutte le sante domeniche, 7 piani a piedi, non ce la faccio proprio. E vattene tu a entrare un vascio insieme con un mascarpone, mamma mia! Signora! C'è il signor Renato! E no, ti do perché racconta sempre delle barzellette così spassose. Ma smettila, falle entrare, sei preso. Valeria. Mamma, che c'è, che c'è? Se avessi dato ascolto ai miei consigli, questo era l'uomo che avresti dovuto sposare. No, quel visionario di tuo marito. Sì, no. Prego, accomodatevi. È permesso? Quello che ha visto. Signore, sempre più bella, come va? Non lo so, ma prego, si accomodi. Ah, Don Federico, hanno giovato quelle pillolette che le consigliai contro i reumatismi? Sì, perché non le ho prese. Non le ha prese? Questa sì che è bella, e quando si ammala che fa? Sentite, voi avete insistito tanto a prendermi quelle pillole che io me le sono prese e le ho messe sopra al comodino. Non è per sfiducia, ma io le medicine non le prendo. Io, con le medicine, per me sono tutti veleni. Questa sì che è bella. E allora quando si ammala che fa? Che fa? È come facevano gli antichi, mi curo con le erbe, sì. Con le erbe. Come fanno i gatti, tani momicioni in casa. Come fanno le persone di un certo raziocinio. Comunque, signor Bastolo, se l'abbiamo disturbato. Ma per carità, nessun disturbo. Per me essere ricevuto in casa sua è un piacere. Anzi, chiedo scusa se ho fatto tardi, ma ero sotto la doccia. Oggi è stata una giornata, ho fatto Roma Civitavecchia. Civitavecchia Frascati. Frascati Viterbo in 6 ore. Ehi, avete fatto un giro del Lazio? No, è il mio consueto giro per la fornitura delle farmacie. I clienti mi ricuro e gli affari vanno piuttosto bene. Ma mi vedo un po', è successo qualcosa? Si tratta di mio marito. Ma lei che cosa ha detto quando l'ha visto poco fa? Di più nemmeno quello che ho raccontato all'Argentina, salendo le scale, ma mi vedo preoccupato. Deve sapere che mio genero ci ha lasciati sconcertati e anche impauriti. Già il suo comportamento nei giorni scorsi era alquanto stravagante. Oggi poi, punto in bianco, a tavola, ha detto che il suo cane parla. Parla con lui come noi ora stiamo parlando con lei. Il cane parla? Ma voi l'avete sentito? Sì. Io allora un miracolo. No, dicevo sì, lo abbiamo sentito, ma abbaiare, non parlare. E invece mio genero asserisce che lui riesce a capirlo e a parlargli. Io naturalmente non gli ho creduto. E abbiamo avuto anche una discussione piuttosto violenta.
violenta. Si tratta di discorsi di un esaltato, di un visionario. Per me è diventato pazzo. Luciano non è pazzo, sarà il troppo affetto, ecco. E sono espressioni comuni, esagerate a chi ha delle bestie e che non è il caso di prendere alla lettera. Quante volte si sente dire questo cane sembra che parli, oppure a questo cane manca solo la parola. Però sono soltanto modi di dire. In questi casi è il cuore che parla. È vero, è il cuore. Ma da quanto tempo avete questa bestione in casa? Tre anni. Tre anni ce lo regalo papà. Eh sì, gliel'avevo comprato io, perché sapete, non hanno figli, almeno se Sì, e poi Luciano l'ho chiamato Sconizzo perché il cagnolino era allegro e vivace come un modello napoletano e gli si affezionò subito. E forse ora, suggestionato dal troppo affetto, dice che questo cane parla tutto qua. E a te ti sembra normale questa cosa? Al paese c'è stata una compagna mia che diceva sempre che sentiva le voci. Che parlava con la Madonna, le venivano le convulsioni e poi le hanno portate al manicomio. Ma pensate che anche al signor Luciano gli verranno le convulsioni? Argentina, non dire stupidaggini e stati zitta! Un Gesù, io un miracolo ho raccontato! Via via, se la male di fondo, ecco, San Francesco conversava con l'uomo di cui. San Rocco conversava con gli animali, lo stesso faceva San Callisto, eh? Insomma, mio genio è diventato santo. No, non voglio dire questo. Voglio dire che in realtà parlare con gli animali è un evento particolarmente comune tra persone particolarmente delicate e sensibili. Parlano gli animali, gli uccellini. La cosa strana è quando l'uccellino risponde. Ma rendetevi conto che Luciano è stanco, esaurito. L'incidente ferroviario del quale è stato vittima un anno fa l'ha reso così smanioso, così ansioso. Lo so io che la notte lo vedo così, a causa degli incubi che ha. Io credo che la signora Valeria abbia ragione. Evidentemente una traccia di quel terribile incidente nella notte trascorsa incastrato da queste ramiere del vagone ferroviario deve essere rimasto. Ma se non si faceva nemmeno nulla? Me la calmo. Ma lo spirito può essere rimasto fortemente colpito. Ma che dite? Si calma. Sì. Lei deve avere fiducia in me. Sì. Facciamo passare 7 giorni. Da 7 giorni vedremo se questa è il signor Luciano qualcosa di più da sempre suggestione. In tal caso, vedremo il da fare. Da farsi lo conosco io. Dobbiamo chiamare un medico. Chiamate. Si calmi. In questa circostanza io conosco un ottimo medico in grado di curare perfettamente questo genere di problemi. È arrivato Luca. Buonasera. Luciano, eravamo tutti preoccupati per te. Addirittura no, sì. Non era il caso. A proposito, Sconizzo è stanco e è voluto andare a dormire, ci tenevo a dire. Senti, vuoi mangiare qualcosa? No, non ho fame. Però mo sarà tutto freddo, Luciano. Non preoccupare, non ho fame. Se permettete, io andrei. Domani c'ho un appuntamento e sono già in forte ritardo. Ritirato. Se non disturbo, più tardi passerò a sfruttare le signore. E soprattutto la signora Valeria. Arrivederla. Ah, Don Federico, la conosci quella barzelletta? Sì, non la voglio sentire. Ma come fa a dire se non sa di quale voglio parlare? Perché so che la raccontereste male. Ritiratevi. Ma che tipo simpatico. Non fa niente, la racconta l'Argentina. Argentina? Argentina, la conosci quella barzelletta e il vecchietto in treno? No, qual è? C'è un vecchietto. Ma secondo me non è bellissima. No. Si saluta almeno. E a chi? E a chi? A quello che passa. A me si saluta. Beh, io ho salutato. Quando sono entrato ho detto buonasera, generico, così. E io non sono generico, io sono il protagonista in questa casa. A me mi si deve dire buonasera papà. Sì, lo sapete che non ho mai chiamato papà, quindi. E hai fatto male, perché visto che non hai avuto figli, ti potevi pigliare questa gioia nei miei confronti. Sentite, dobbiamo cominciare a litigare pure oggi. Mamma mia. Vabbè, se non abbiamo figli, sono fatti nostri. Se non mi piace vendere pasticcini, babà e pastiere, sono fatti miei. È chiaro? Teneva altre aspirazioni, sto mio zio. È chiaro che aveva altre aspirazioni, ma di certo non era fare il pasticcere come voi. Ecco tutto. Lasciamo andare, per cortesia. Lasciamo andare. Lucia, senti, ma che è successo oggi? Eravamo tutti preoccupati per te. No, non era il caso di preoccuparsi. L'ho detto, è stata una cosa improvvisa. Siamo andati a Villa Borghese. Sì, sapete, dove sta l'orologio d'acqua? All'orologio d'acqua? Che volevate controllare il funzionamento? No, e siamo andati a portare dei fiori. Dei fiori? Sì,
Vedete, qualche tempo fa una cagna maremmana amica di Scondizzo è finita sotto un'automobile del mo... Oh, buona femmina! Sì, era incinta, ma voi capite? Sì, quelli si incontravano tutti i giorni a Villa Borghese, Scondizzo e lei, ed era nata... La tresca! Questa relazione! Insomma, ogni giorno quelli si incontravano e così è stato. Era fatta schifezza. E una volta, nel correre incontro a Scondizzo, questa povera bestia è finita dritta, dritta sotto un'automobile del mo... Sì, sì, e oggi tra le tante cose di cui io e Scondizzo abbiamo parlato, e lui me l'ha raccontato con questa commozione, questo trasporto tale che abbiamo deciso, una volta chiuso il negozio, di andare a comprare dei fiori e andare fin lì, portarli in omaggio. Al milite ignoto. Ah, ecco, perché oggi tu e il tuo cane avete continuato a parlare. È naturale, è ovvio. Ah, a proposito, io dico una cosa. In questa casa ci sono i fantasmi. Sì, 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 sì. Anime di trapassati, donna Violante de Silveira e Messer Lancillotto. Chi? Donna Violante de Silveira e Messer Lancillotto. Chi ste pazzi? Donna Violante de Silveira, vedete, era la moglie di Don Gualtiero de Silveira, nobiluomo del 1600, ambasciatore spagnolo presso il Papa. Pensate, che fece costruire e visse in questo palazzo. Innamoratasi di un gentiluomo del seguito, questo tale Lancillotto, ne divenne l'amante, ma il marito, scoperta la tresca, li fece murare tutti e due vivi in un muro che corrisponde a una delle stanze di questo appartamento. Voi capite? Quei due morirono dopo straziante agonia. Guardate! E adesso le anime di questi poveri mesti amanti si aggirano tra le mura di questo palazzo. Lucia, e queste cose le ha dette al cane? No, ma non mai, no. No, vedete, Scondizzo mi ha detto che c'è qualcosa di soprannaturale, di ultraterreno. Sapete, l'ha avvertita con quell'ipersensibilità tipica degli animali, come posso dire. Allora io queste cose le ho scoperte all'archivio della parrocchia. Ah! Sì, e là ci ha raccontata tutta la storia di Donna Violante, Don Gualtiero, di Messer Lancillotto. Pensate una cosa, ci sono tracce della loro presenza fino a 100 anni fa. E più volte hanno fatto benedire il palazzo, però a quanto pare inutilmente. Ma lo senti? Lo senti a tuo marito? Pure i fantasmi teniamo adesso in casa. Abbiamo Donna Violante e Messer Lancillotto. Sì, esatto. Non so se voi vi rendete conto che hanno in casa stiamo come tre mazze scopo a sentire ad uno che ci assicura che il suo cane parla. Senti, ma è colpa mia se Scondizzo parla e voi non lo capite. Ma chi parla? Chi? Da che mondo il mondo i cani abbaiano e non parlano, lo sa. E invece Scondizzo parla. Da qualche giorno a questa parte, ah. Hai sentito? Hai sentito che me lo spari che fatta con me di quella bestiaccia? Hai sempre delle idee luminose tu! E io che lo potevo sapere, che io quando hai svegliato non mi ha mai rivolto la parola. Che ne sapevo, capo, Manais se mi sa parlare con Manu Pappagallo. E comunque io vorrei sapere, Turzillo, Luciano, se casomai per parlare cosa intendi? Che intendo? Abbaia, abbaia, solo che io capisco ogni cosa che dice. Come succede questo fenomeno non lo so. E perché allora non lo capiamo pure noi? Ma è quello che sto cercando di capire pure io. Io lo capisco così bene. Che bella pronuncia. Sì, sì, è l'impressione dialettale, però i termini sono giusti. Ma di dove? Mondragone, vicino a Fonte. Sì, 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 i genitori lavoravano in una pompa di benzina. E lui puliva i vetri alle macchine. Siamo seri. Ah, così, lui aiutava i genitori nel controllo di questo esercizio. Solo che spirito ribelle, insofferente alla monotona vita di campagna, volle conoscere la grande città. Andiamo a sì, più o meno. Insomma, e si è trasferito a Roma. Certo, c'è da dire una cosa, Non ha una grande fortuna. No, questo lo devo dire. Se la cava, però. Ignorante. Ma è dotato di molto buon senso. Sì, sì, moltissimo. A proposito di buon senso, meglio che dico questa cosa così poi non ne parliamo più. Io da domani non vado più al bar. Oh, mi licenzio. Luciano, scusami, e lasci il lavoro così, senza una ragione. Come senza una ragione? Ma lei non ha ragione, ci sta. E abbiamo parlato di Scondizzo. Tra le tante cose che ci siamo detti l'un l'altro, lui mi ha detto queste parole. Lucia. Cos'è Lucia? Lucia. Questo lavoro che fai non ti piace. Non ti sottisci. Ti distrugge moralmente. Lascialo questo lavoro.
Insomma, meglio che ve lo dico subito, così non ne parliamo più. Da domani o ci andate voi alla pasticceria lì, o prendete qualcuno che porta avanti l'attività, perché io là dentro non ci metto più piede. Pure. Luciano, scusami, sai però, se permetti, certe decisioni si prendono consultandosi non con il proprio cane, ma con la propria moglie. Luciano, qui è in gioco il nostro avvenire. Ma che vuoi fare, non fatica più? Dai, ti dirò. Dici. Ti dirò. Perlomeno non lavorare più nella pasticceria di tuo padre. Valeria, io voglio fare qualcosa che mi faccia stare bene, che mi faccia sentire soddisfatto di me stesso. Nella vita chi si contenta amore scontento. Questa è una bella massima, me l'ha detta Scudizzi 3 giorni fa. Ah sì? E allora di a cane tuo che essere soddisfatti di se stessi non significa trascurare la propria moglie e spaventando la gente, perché in questo caso tu e tuo cane vi andrete a realizzare altrove, fuori da casa mia, e mia figlia resta qua con me. Mamma, ti prego, di quella che è la mia vita con Luciano, se permetti la decido io, e poi non gridare che qua ci sentono. E quella la signora si lamenta solo quando vedi tuo padre in mutande, ma quando deve sapere i fatti nostri non si lamenta più. E allora signora, consigliate in quel modo un ascolto senza volere. Ah sì? E ritiratevi allora. Che brutta gente. Ma lo senti? Dov'è il tuo marito? Ma quando mai uno che lavora si distrugge moralmente? Ah, sentite, ho detto che Scudizzo parla della verità. Ma voglio sapere che dice questo caso. Che dice? Dice tante cose. Dice. Per esempio dice che voi avete fatto morire vostro fratello. Per esempio, sì, vostro fratello tempo fa vi mandò una lettera chiedendovi aiuto perché era disperato e anzi era anche molto malato. Mio fratello è sempre stato un incosciente ed un fallito e io l'ho sempre aiutato, ogni volta gli ho potuto. Avreste potuto anche quella volta, ma non avete voluto. Lui vi mandò quella lettera chiedendovi aiuto disperatamente e voi glielo avete negato. Anzi, avete fatto peggio, avete finto di non aver mai ricevuto quella lettera disperata. E lui, non sapendo più che fare, si è ucciso. Col gas. Sì, Valeria, se è così che sono andate le cose, non fu un incidente come tutti quanti volevano sostenere. No, fu suicidio. Io ti proibisco di camminarmi con queste assurde supposizioni. Non sono supposizioni e non sono assurde. Scunizio vi ha ascoltato che confidavate questa cosa al vostro amicone, il generale mascalpone del piano di sette. Ma è vero, è vero. Come un'altra cosa, è vero. Renato Vasco. Sì, il vostro simpatico amicone Vasco, il piazzista di medicinali. Come seconda attività piazza la sorellina minore in un appartamentino ai Parioli. Sì, dove? Lui la presenta ad amici facoltosi e ci mangia sopra. Ah, e quello è sì. Si prende, non lo so. So che si prende il 50% di ogni prestazione. Vale a dire 16 milioni al mese. Scugnizzi si è fatto il conto e non ci possiamo sbagliare. Tenimmo pure un cane da giunire. Mamma mia. Sì, ma certo che è bello, come è bello pure che si pulisce le dita nel naso, in continuazione, se le pulisce sulle sedie, sulle piante, sul tavolo. E questo Scugnizzi gliel'ha visto fare un sacco di volte. È rivoltante quello che dice questa bestia. Eh no. Non è rivoltante quello che dice Scugnizzo, ma quello che fate voi è rivoltante. Scugnizzo vi ha sentito in tutti questi anni che è stato qui in questa casa, vi ha osservato attentamente. Voi naturalmente non lo facevate testimone di eventi scomodi, perché chiaramente dicevate solo un cane. Ma adesso quel cane parla con me e mi dice ogni cosa. Bravo! Sicché io avrei fatto morire mio fratello. Sì. Bastola si mette le dita nel naso come i ragazzini. La trivella. E mio marito? Che fa mio marito? E io che c'entro, amore? No, c'entra, perché io sono stata messa sotto accusa come se fossi l'unica in questa casa da venire rifatta. Ma quando mai, che deve dire? Poi tu stessa dici che non ci credi a queste cose. Dai, no, voglio sapere che dice il cane di lui. Ma che te dici? Si dice che è molto simpatico. Hai visto? Bello. Tutti i cani del quartiere. Tutti i cani del quartiere danno a me. No, è una cosa, marito. Ha detto che non è vero che qualche mese fa voi foste scippato di quei 5 milioni al mese in cassa della pasticceria. Insomma, quei 5 milioni ve li siete puntati tutti quanti su un cavallo
tutto. E avete perso tutto. Ah, hai perso 5 milioni su un cavallo? Così è. Guardate! Che la lì che sono passata a aiutare un doppio cavallo! E che aveva fama? Avevano detto che era un cavallo sicuro! Ma una cosa è sicura! Che a me ha la tua memoria dalle elemosine! Ove? 5 milioni! E a me! Come mi mettere a scrivere il mocco, ci ho letto la vendita! Mi senti sto troppo caro! Non posso spendere! Bastica dall'altra parte! Ma un po' sapeva che si vinceva ed accattava una rondiera, no? E altro bisogno di rondieri! Ma sta zitto! Oh, mamma mia! Ah, beh, mi è tornato in mente anche un'altra cosa che mi ha detto Scugnizzo. Mi ha detto che ogni notte, quando noi andiamo tutti quanti a dormire, lui viene qua fuori, quattro quattro, con lo binocolo appeso al collo, sì, entra qua dentro e spia una signorina del palazzo di fronte che si spoglia nuda. E poi di una ragazza che si spoglia. È vero, è la verità, quella si spoglia e io la guardo. A me mi fa bene. Porco, fare queste cose! E col binocolo voi! E col binocolo, perché quella è lontana, non si vede da vicino. Dolores, fino a prova contraria, io sono sempre un uomo, Sei un maiale, ecco che cosa sei. È inaudito. È inaudito, è vero, è inaudito che una, le belle donne nude, come tutte le belle cose che ci sono in questo mondo, non se le può vedere tranquillamente sedute sopra la poltrona. E invece deve stare chiuso dentro uno sgabuzzino per se non si fa vedere. Ma così fa? Avete sentito? Avete sentito? Qua siamo all'anarchia! Mio marito vorrebbe arrivare alle orge! Fosso sì! Piccolo, ti sei rivelato finalmente! Vizioso! Queste cose non si confessano mai, ricordatelo! Mi hai offeso! Hai offeso quello che io rappresento nella famiglia! L'onestà! L'onore! La fedeltà! E chi è? L'arma dei carabinieri, nei secoli fedeli, mamma mia che... Sono venuti i carabinieri! Un'ora che è stata, E come hanno fatto? Io vorrei ricordare a commissariato! Signor, ma quali carabinieri e carabinieri? Ma voi state sempre che fuori a sottolineare di fatto voi! Ma mica lo faccio apposta, la finestra deve essere aperta perché fa caldo, devo prendere aria! E pigliate aria coccata a parte, ma mamma mia che... Fuori la voglio prendere! Ma tu vuoi fare scoppiare la rivoluzione qua? Ah, quindi voi non credete a quello che ho detto? Ma non ti posso credere, amico mio, perché noi viviamo nella stessa casa. E come mi hai visto tu, mi avrebbe potuto vedere il cane, che io facevo queste cose. E invece io, alle storie dei cani che parlano, non ci credo. Io non so fesse. O vado terne, quando facetto una ricetta, tu sei uomo e può parlare. E tu sei animale. E ti ha stato. E vabbè, state al buono, ci vorremmo rimanere a matita, va? Mamma mia, che signora! Lucia, senti, ma non è che mi nascondi qualche... sotto c'è qualche problema, qualche pasticcio, Lucia? No, Valeria, sì, almeno tu mi devi credere. Senti, Lucia, ma questa storia quando è cominciata? Quando è cominciata? Quando qualche giorno fa. Stavo accompagnando Scugnizzo dal veterinario e stavamo in macchina, fermi al semaforo. Quando all'improvviso io sento questa voce. Ma che ci andiamo a fare? Sì. Io istintivamente mi sono girato, ho guardato la macchina ferma a fianco alla mia perché pensavo che era stato il conducente a parlare. Ma quello fermo, immobile, guardava dritto davanti a sé, fermo al semaforo. E io sento di nuovo la stessa voce. Ma che ci andiamo a fare? Così ti ha detto. Ma lei era Scugnizzo. Mi sono rimasto meravigliato, lo guardavo così, meccanicamente gli ho chiesto, ma dove che ci andiamo a fare? E lui ti ha detto. Dal veterinario, in negozio. Così ti ha detto. Io dal veterinario non ci voglio andare perché sto bene. Tu al negozio non ci sei mai voluto andare. Ma che ci andiamo a fare? Ma tu ti rendi conto, Luciano, ogni giorno sempre la stessa storia, sempre la stessa vita, come se non esistessero cose più belle da fare o da vedere, come se non ci fossero i campi, il sole, capisci? La mattina ti svegli alle 7:30, alle 8 entri in negozio, all'1 la pausa pranzo, alle 4 ritorni in negozio, alle 8 si chiude, poi torni a casa, ti parla, televisione, letto, e la mattina dopo ricominci tutto uguale, ma tu non impazzisci! E tu, Luciano? È chiaro quello che dico. E tu? Io ho continuato a guardarlo meravigliato, non sapevo che dire, poi ho preso coraggio e gli ho chiesto, tu sai parlare? E lui che ti ha detto? Mi ha detto, è da tanto che ti parlo, solo adesso riesci a capire quello che dico. Poi è saltato sul sedile a fianco al mio
Sì, si è affacciato e ha cominciato a gridare, tutto felice, mai visto così. Andiamo al pincio, che è una bella giornata. Insomma, tanta estate che siamo andati al pincio. Sì, e lì, lì? Mi ha raccontato tante cose, Valeria, tante. Quali cose, Lucia? Tante, per esempio che tuo padre va a letto con la cameriera. Ah, va a letto con l'Argentina. La quale a sua volta va a letto con Renato Vastola, sempre lui, quello del piano di sotto. Vastola, Argentina, oh, va a letto, papà Vastola. Sì, no, separatamente, un giorno uno, un giorno l'altro, almeno questo. Lucia, non mi hai capito, Lucia. È inaudito, quella è tutta la storia che è inaudita. Ah, poi mi ha raccontato pure di te, di quel farabutto del piano di sotto, sempre lui, eh. E cioè, Lucia? Che lui ti fa la corte e tua madre gli tiene mano, quella ruffiana. Lucia, ma fossi diventato pazzo? E poi ti proibisco di offendere mia madre. No, io non sto offendendo nessuno, Valeria. Io sto riferendo le parole testuali di Scognizzo. Lui le fa la corte e tua suocera gli tiene mano, quella ruffiana. Ma perché non è così, Valeria? Guardami negli occhi. Guarda che me ne sono accorto pure io. Ti fa la corte, sì o no? Credo di sì. Che ci volevi, hai visto? Ma che cosa avevo che veda, Luciano? Io vedo soltanto mio marito, che si comporta come un esaltato, come un prigionario. Tu mi dici che praticamente Vassola e papà l'hanno letto con l'Argentina? Sì. Beh, me l'hai detto stesso tu, forse te ne sei accorta stesso tu, perché avrai visto atteggiamenti compromettenti. Poi, che cosa dici più? Che praticamente Vassola mi fa la corte e che la cosa te l'ha detto Scominzo, vero? Sì. Luciano, ma stesso tu poco fa mi hai detto che il signor Vassola ha nei miei confronti atteggiamenti che a te danno fastidio. Quindi questo che significa? Non è il cane che ti parla. No, Valeria, devi ascoltare. Scognizzo parla. Cioè, io non ti so spiegare come che succede questa cosa, vedi? Lui abbaia, va bene? Che io lo sento che lui abbaia. Sì. Solo che capisco ogni cosa che lui mi dice. Ma figurati che lui mi ha raccontato cose intime mie che solo io posso sapere, Valeria, poi tante cose che non avrei mai potuto neanche immaginare. La storia dei fantasmi. Anche quella dei fantasmi. E come fantasmi, Valeria, io ho avuto tante cose sotto agli occhi delle quali non mi accorgevo più e delle quali Scognizzo mi ha ricordato l'esistenza. Per esempio? L'essere se stessi. Liberarsi dalla schiavitù di vivere qua con i tuoi, Valeria, Valeria, che trovarci una casa nostra, io e te da soli, capisci? Luciano, noi di questo ne abbiamo parlato tante volte, Luciano. Tu un altro lavoro non ce l'hai e case non se ne trovano facilmente. E poi lo sai quanto hanno insistito i miei a che dopo sposati venissimo a vivere qua. Mia mamma ne fece una condizione. Sì, però di quanto soffro io tu non ci pensi, è bene? Allora, Luciano, prendi una decisione e decidi. Io sono tua moglie, ti seguo. Beh, però ti prego, Luciano, ti prego, non rendi la nostra vita ancora più difficile di quella che è. Ma perché ti tormenti? Perché? Perché io la vita che faccio qua dentro non la sopporto più. Luciano, e allora se non la sopporti più, cambiala. Perché di questo che si tratta, di forza, di volontà. Luciano, tu, da quando hai avuto quell'incidente ferroviario, tu in realtà sei diventato un visionario, sei diventato nervoso ed hai corpo ad ombre che esistono soltanto qui nella tua immaginazione, lo sa, sono quelle che ti parlano, le tue ossessioni, non è il cane. Valeria, ma io ti faccio veramente così paura? No, lo so, io non ho paura di questo. Io ho paura che quello che ci sta succedendo ci può dividere. Ma no, è qua che ti sbagli, perché tutto quello che non è successo che ci può dividere. Se tu sapessi, Valeria, quante cose avrei voluto fare nell'ultimo anno che ti avrebbero reso felice anche solo per un'ora. E invece sono tutte cose che non ho fatto per codardia, per mancanza di volontà, per paura. Ma tu lo vuoi capire che adesso cambierei quell'ora soltanto, quell'ora, per il resto della vita passata insieme. Lo capisci? Signora, non amo né stesso né altre quanto amo voi. Da quando mi amate? Ma dal primo momento, figlio di Dio. Ma da dove viene questo amore? In verità, signora, foste voi a fare di me il vostro amico. Quando vi allontanaste, io vi dissi che sarei stato il vostro cavaliere, ma voi, nel condurarmi, mi diceste addio,
mio bello e dolce amico. Mai più quelle parole riuscirono dal cuore. In fede mia, ti ha benedetto il Dio che me l'ha fatto dire. Venite, dolce amico, venite. Pazzi siete voi che non vi rendete conto del mondo che vi circonda. Ma Scugnizzo mi ha aperto gli occhi. Scugnizzo mi ha aperto gli occhi, adesso io glielo vado a dire che lo credo, perché sono merda! Scugnizzo! Scugnizzo, io ti credo! Quanto sei merda! Direi sì, un pasticcino. E prego, pensi li ha fatti una zia del generale. E prego, non faccia complimenti. No, uno soltanto. Semel in anno licet insanire. Eh? È latino. Quanto è bello. Con permesso, padre, io vado di là a cucire un vestito, Prego, figliola, prego. Bello quassù. Si respira, aria pulita. È una casa vecchia, Ma ci siamo affezionati. Siamo venuti qua da Napoli quando mio marito è stato trasferito. Qui è nata Valeria. Sapesse quanti bei ricordi che ci sono in questa casa. E pensare che per quel farabutto di mio genero stiamo passando delle giornate d'inferno. Mi fa una rabbia. E lei, padre, è napoletano come noi. Quando noi siamo venuti qua da Napoli abbiamo trovato in lei delle parole di conforto. Ci aiuti? Ci dia un consiglio? Signora Dolores, indubbiamente è una situazione molto delicata. Quando Si Luciano venne da me in parrocchia circa un mese fa e mi chiese di poter consultare degli antichi documenti che riguardavano la storia delle famiglie che hanno abitato in questo edificio, mi parve una richiesta alquanto strana, ma volli accontentarlo con tanta gioia. Ma non potevo mai pensare che si radicasse nella sua mente il pensiero che in questa casa ci fossero i fantasmi e che addirittura questo benedetto cane parlasse. Ma lei, padre, non immagini il resto. No, ma lo sai che cosa mi ha detto con il sorriso sulle labbra? Che lui non si serve più del gabinetto che abbiamo qui in casa. No. Perché Scugnizzo gli ha detto che è stupido fare i propri bisogni sempre nello stesso posto. È più logico e naturale fare una volta qui, una volta lì, a seconda dell'ambiente che ci ispira di più, come fa negato. Ma signora Dolores, lei mi sta dicendo che suo genero fa i bisogni per strada. No, io non dico questo, anzi, che ne so, entra in un bar e chiede della toilette.
Almeno lui così assicura, È preoccupante, preoccupante. Preoccupante? Padre, noi viviamo in un incubo. Al bar lui non ci va più perché dice che quel lavoro non gli permette di realizzarsi. E quindi ci è dovuto ritornare mio marito. Valeria non fa che piangere e disperarsi tutto il giorno. Mentre lui invece se ne sta sempre in giro con quella maledetta bestia. E non, oppure se sta in casa non fa che torturarci dicendo: mentre credevate di non essere visti avete fatto questo, poi avete fatto quell'altro. Me l'ha detto Scugnizzo, vi ha visto. Padre, noi non siamo più liberi di dire una parola o di fare un gesto, che lui non viene a sapere. Le assicuro che quel cane è diventato un'ossessione. Ma signora Dolores, che mi dice? Allora pure lei ammette che il cane possa parlare. No, no, io non dico questo, anzi, io invece penso che lui che si nasconde, ci spia, per poi venirci a dire quello che ci ha visto, dire quello che ci ha visto fare. Sì, ma perché si comporterebbe così? A che scopo? Non lo so, padre, è pazzo, è indemoniato. E non le dico poi cosa racconta tutto il vicinato di lei. Di me? Sì, ormai quel farabutto non ha più rispetto per nessuno. E dice insomma che lei... Dica signora, non abbia riguardi. Indubbiamente stiamo parlando di una persona anormale. Ecco, è proprio questo quello che lui dice di lei, cioè? Che lei è una persona anormale. Anormale? Io? Gliel'ha detto Scugnizzo. Ha detto che l'ha vista per la parrocchia degli atteggiamenti equivoci. Ma scazzo, no, se si un dica lei. Si calmi padre, adesso a me mi dispiace che io l'ho detto. Ma no, si figuri signora Dolores. E purtroppo io alla calunnia della gentaglia ci sono abituato. Infatti quando si vuole parlare male di un povero prete, il meno che si può fare è dire o che beve o che è un lussurioso. Non le dico poi cosa racconta tutto il vicinato. Quella è una donnaccia, quell'altro un imbroglione, quello è un assassino. Insomma, non se ne salva nessuno. Lei, padre, deve intervenire, deve ricondurla alla ragione. Lei ha celebrato il matrimonio di mia figlia con questo pazzo. Ci parli, lo faccia per Valeria, che lei non sa più che farsene di un marito così. Va bene, signora, gli parlerò. Dov'è adesso? È alla radio, ma non dovrebbe tardare. Alla radio? Ma perché? Lavora lì? No, ha conosciuto un funzionario della musica leggera. Ha portato Scugnizzo. Dice che lui ha orecchio e lo vorrebbe lanciare come cantante. Ma lei ha capito, al cane? Ma signora Dolores, qua il mio intervento, cioè quello di un sacerdote, è superfluo. Qua c'è bisogno di un medico, uno specialista, uno psichiatra, e subito! Se dipendesse da me, io l'avrei già mandata al manicomio. Ma qua si tratta della felicità di mia figlia, e lei ama ancora quest'uomo. E anche se non hanno avuto figli, sono sempre andati d'accordo. È importante. Fino a poco tempo fa, Luciano è stato pure un buon marito per lei. Buono. Eccolo, padre, mi ritorna con il cane. Sì. La prego, gli parli, siamo nelle vostre mani. Non si preoccupi, gli parlerò. Ah, eccolo qua. Io lo sapevo che era venuto. Ah, sì. Buongiorno. Buongiorno padre, buongiorno. E come facevi a sapere qua? Chi te l'ha detto, Argentina? No, non me l'ha detto Scugnizzo. Appena siamo entrati, lui subito ha annusato l'aria e mi ha detto con la sua vocione: questo è l'odore del prete. Il cane non si sbaglia mai, ha un fiuto infallibile. Solo che adesso l'ho lasciato dentro perché, sapete, non lo faccio uscire qua fuori, metto sempre paura, gioca, corre e può saltare di sotto che il davanzale passa. Poi ultimamente si è pure lamentato di soffrire di vertigini, però secondo me è solo esaurimento nervoso. Già, perché Scugnizzo sarebbe il famoso cane che parla. Perché lei non mi crede? A dire il vero, no. Non è possibile, ma non l'ha sentito pure lei poco fa? L'ho sentita abbaiare. No, lei ha abbaiato, ma per me ha parlato e chiaramente, sì. Sennò come faceva a sapere che lei era qui? È perché c'è il mio cappello all'attaccapanni dell'ingresso. Eccolo lì, il cappello all'attaccapanni dell'ingresso, niente, non c'è niente da fare, siete tutti uguali. Lo potreste capire così bene se soltanto voleste, ma non volete! Siete tutti uguali, come quel cretino che suona il piano alla radio. Chi? Lei lo sa dove sono stato? Sì? Sì, c'è stato alla radio, sì. E chi gliel'ha detto? Ah, signora Dolores. Vabbè, comunque, c'è un mio conoscente, un cretino, che suona il piano nell'orchestra della radio. Io gli volevo presentare Scugnizzo perché quel cane, padre, ha una voce meravigliosa, io lo vorrei lanciare come cantante. Ma perché questo cane canta? Canta. Ma lei sentisse con che voce canta, con che qualità, con che sentimento, le canzoni quelle antiche napoletane, le classiche, non lo so, per esempio Reginella, conosce?
No, non la conosco, no. Regina, no. Quando stiva conmigo, non mangiava che pane e ceroso. Io non so cantare, ma lui canta in una maniera meravigliosa. Ma. Proprio lascia bocca aperta. E le canzoni comiche, poi. Ed è simpaticissimo quando le canta, poi c'ha quella faccia tosta che appena capisce che qualcuno lo vuole sentire, sì. Lui subito si rizza sulle zampe davanti, comincia a fare dei movimenti buffissimi. Per esempio, quando è stato l'altro giorno ha cantato Dove sta Zazà? La conosce? Ma no, tutte canzoni che non conosco. Lui non conosce le canzoni napoletane. Comunque, lui si è alzato i piedi, no? Sì. Così con le zampe davanti in questa posizione e ha cominciato a fare questi movimenti, va? Dove sta era divertente come faceva con la coda così. È straordinario. Lo vedi che si diverte anche lei? Certo mi diverte, perché come fai il tuo cane non fa nessuno, eh. Vuole sapere che mi hanno detto alla radio? Che ti hanno detto? Che ti hanno detto? Pensavano che io volevo portare un bambino, cioè uno Scugnizzi inteso come bambino alla radio. Quando hanno capito che Scugnizzi non era un bambino ma era un cane, hanno guardato come se fosse un pazzo. Sì, ma hanno cominciato a dire di tutti i colori che ero andato lì a prenderli in giro, che il cane non canta ma abbaia. E poi alla fine mi hanno pure preso per un braccio e mi hanno cacciato in malavoglia fuori dalla radio. Ma dico io, ma è il modo di fare questo? Io non ci posso passare, sono cose di pazzi. Luciano, ma tu veramente fai? Che cosa? Non ho capito. No, ti sto domandando se tutta questa storia ha uno scopo, un fine particolare, oppure stai scendendo pazzo. Ma perché è così strano che un cane possa parlare? No, più che strano è assurdo. Perché? Perché non è mai successo? Va bene, non è mai successo, ma non significa che non possa succedere. Non può succedere. Del resto, 50 o 100 anni fa, lei avrebbe mai creduto possibile che un giorno avremmo avuto delle scatole magiche riceventi immagini, suoni provenienti da chilometri di distanza? Televisione e radio, queste cose qua. Sì, sì, sì. 50 o 100 anni fa le avrebbe credute possibili? No, eppure adesso sono cose che tutti accettiamo senza meraviglia. Ma che c'entra? Quelle sono apparecchiature create e comandate dall'uomo. Scugnizzo è un'altra cosa. Scugnizzo è una bestia. Che significa che è una bestia? Poi lo voglio capire. Significa che non è un essere umano. Il Dio non gli ha dato il dono della parola perché non ha un'anima. Sì. Questa è una cosa di comodo, che le bestie non hanno un'anima, perché me le volete mangiare senza avere rimpianti. Questa è la verità. E perché tu non te le mangi le bestie? Sì. Con tutta l'anima. Ah, basta! Non posso più seguire questo scherzo pericoloso. Madonna del perdono, metto una mano tu. Sì, però non ce la metto qui e ce la metto qui. Luciano, carissimo, dai, siediti, parliamo, confidati. Sediamoci. Poi in fondo siamo coetanei, potremmo essere fratelli. Sì, sediamo. Tu devi capire che stai facendo una fesseria, sì. Tu stai facendo una fesseria grande come una casa. Stai facendo del male. A chi? Principalmente a te stesso. E poi agli altri. A chi ti sta vicino e ti vuol bene, a tua moglie Valeria per prima. Ma tu ti ricordi il giorno in cui ho celebrato il vostro matrimonio? Sì. Io me lo ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo Valeria. Che bella ragazza. E ti devo dire la verità, io quel giorno ti invidiai. Oh. Sì, invidiai quella tua felicità, quella bella ragazza con quell'abito bianco, così onesta e innamorata di te. Onestamente io invidiai quella tua felicità. Però guarda, anche un sacerdote può avere delle piccole debolezze. Certo. In fondo è un uomo. Sì, un uomo, ma con desideri sani e naturali. Anche se tu e il tuo cane la pensate diversamente e mi calunniate. Vabbè, quelli sono pettegolezzi di cani. Vabbè, lasciamo stare. È vero, io quel giorno ho invidiato la tua felicità, ma ti ho invidiato troppo presto, perché ormai già non esiste più. Tu l'hai distrutta, questa che t'ha presa è una follia. Tutti quanti si sentono allontanati da te e perderai anche Valeria. Valeria mi capisce e mi crede, padre. No, ti capisce ma non ti crede. Pensa alla pena che hai messo nell'animo di chi ti vuol bene. Con sto cane tutti si sentono allontanati, spiati, giudicati da te. Sì. Fa che torni nel tuo animo l'amore per il prossimo. Non sfidare la collera del Signore.
Sì, però mi pare che sto signore si comporti in modo un po' strano, padre. Ma... Sì, sì, mi ricorda una cosa che mi ha detto Scugnizzo qualche giorno fa. Ma detto Scugnizzo, gli uomini alle volte ci eccitano correndo, ridendo e scherzando perché si divertono. Poi quando noi cani ci decidiamo a fare altrettanto perché ci fanno pena, loro subito ci guardano e ci dicono adesso basta, ti ho fatto giocare abbastanza. E questo è il signore alle volte. Sì, prima ci meraviglia con gli eventi più incredibili, più soprannaturali, poi appena noi vogliamo sapere qualcosa in più, andare più a fondo, lui ci dice no, non ti è consentito andare più là, il resto è mistero, ti ho fatto giocare abbastanza. E noi ci dobbiamo chiudere in un angolo con quella voglia insoddisfatta che ci rode dentro, proprio come noi uomini facciamo coi cani. Vale pare? Ti sbagli, Luciano. Sì, sì, il signore non ci tratta da bestie, ma da esseri umani. Tant'è vero che ci ha dato l'uso della ragione. E siccome anche tu ne sei dotato, usala. Rientra in te stesso. Pensa alla felicità tua e di chi ti vuol bene. Un giorno potresti rimpiangere di non averlo fatto. Carissimo Luciano, adesso devo tornare in parrocchia per spiegare delle cose urgenti. Però ricordati che le porte per te saranno sempre aperte. Sì. Aspetto una tua visita con grande gioia. Senz'altro, arrivederci padre. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Signor Luciano? Signor Luciano, vi vorrei parlare un momento importante. Avanti, parliamo. È per via del cane. È una settimana che non dormo più. Vorrei che voi mi diceste la verità, ma è proprio vero che questo cane parla? È certo che parla, si capisce che parla. Ma io tra 3 mesi mi devo sposare. Che c'entra che tra 3 mesi devi sposare? Ha due figli maschi. Ma no, aspettate un momento, il mio fidanzato Demetrio. Chi? Demetrio. Ma no, un momento, non si chiamava Nicola? No, Demetrio è un altro. Beh, insomma, Demetrio è gelosissimo. Non vuole che parli con nessuno. Dice sempre che se si accorge di qualcosa e scopre che io non sono degna di lui, quello non mi sposa più. E io non sono più da ragazzina. Devo pensare al mio avvenire. Non posso mica restare a servizio per tutta la vita. E poi Demetrio voglio bene come ha già fa. Insomma, se questo cane parla per davvero, come dite voi, mi rovina. E poi... Sapete com'è? Io Scugnizzo ci sono affezionata. Mi seguiva dappertutto, per le scale, quando andavo a comprare il latte, fuori al terrazzo quando andavo a stendere i panni. E sapete com'è? Una ragazza giovane e carina come me, di corteggiatori e ammiratori, ce le avrà sempre che le stanno dietro, magari che allungano un po' le mani. E Scugnizzo, stando con me, alle volte ha visto tutto. Ma se lo va a raccontare a Demetrio, quello non mi sposa più! Eh sì, effettivamente, Demetrio non ti sposa più se viene a sapere che sei stata a letto con mio suocero e con Renato Vassola del piano di sotto, è ovvio. Oddio, l'avete saputo? E chi ve l'ha detto, il cane? Bestiaccia maledetta, spia, disgraziata! Argentina, ma che cane, spia e disgraziata? Colpe tua, che vai col primo che ti fa il regalino e poi ti mette le mani addosso. Ma quale regalo? Quelli mi sono saltati addosso. Prima nostro suocero e poi quell'altro. E io sono donna, che potevo fare? Oddio, se non mi fa sapere del metro, quello non mi sposa più! Sì, ma perdonami, Argentina, perché non sto capendo. Dal momento in cui Demetrio ti sposa, se ne accorgerà che tu sei stata con altri uomini. E allora che fai? No. Perché anche se delle volte ho dovuto cedere alla violenza, mi sono stata accorta, Non è mai, diciamo, successo così irreparabile, ecco. Ma non piace? È inutile che fate quella faccia. Io sono una disgraziata, figlia di disgraziati. E una ragazza come me ci deve pensare a queste cose. Se no che ci porto in note a mio marito? Questo no, quell'altro nemmeno. Ma voi non direte niente di quello che sapete. Non è vero, signor Luciano? E nemmeno il cane, se è proprio vero che parla, Per quanto riguarda me puoi stare tranquilla, perché so cose che non mi riguardano minimamente, proprio niente. Però io non posso garantire, no, quel cane è il ritratto della sincerità. Quel cane apre la bocca e parla, poi chi lo capisce, lo capisce. Ah sì? E là Ciro? Eh? Giuro che là Ciro. Ditecelo al cane che non parlasse con Demetrio, perché là Ciro. Ma come? La Ciro, parola mia. La Ciro con
Manucana! Povera bestia! Scugnizzo! Scugnizzo, no, non mangiare il cibo che ti dà, gentile che è pericoloso, eh! Stai a te! Argentina! 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 Sì, signor! Mio marito è rientrato! Eh sì, era qui poco fa! E mia madre? Sta di là in cucina in camera sua! Ah, vostro padre sta di là e si sta preparando per andare al bar perché ci sta solo Giovanna, la giovane del bar! E vostro padre non sopirà a lasciarla sola che la mezza scema! Argentina, senti, ma è venuto qualcuno qua? E come no? È venuto Don Cesare, ha parlato con vostra madre! Sempre per la solita storia, quel cane maledetto! Vabbè, Argentina, prendi tutto e vai, vai! Sì! È permesso? Oh, salve! Salve, mi scusi che stavo un po' sovrappensiero. Cara Valeria, gliel'ho detto e glielo ripeto. Al punto in cui siamo arrivati non c'è che un'unica soluzione. Ricorre al parere di un esperto. Sì, ma quello che deve venire qui fra poco non è un medico. Ma mio carissimo amico, è una persona di cui fido ciecamente. Sì, un farmacista, me l'ha detto sì, lei. Sì, è un farmacista, ma è uno studioso. Ha scritto anche un libro. Io gli ho spiegato tutto il caso e lui è corrente di tutto. A seguito del suo consulto ci rivolgeremo a un medico che il mio stesso amico saprà indicare. Sì, ma allora perché non ci rivolgiamo subito ad uno psichiatra? Gliel'ho detto e glielo ripeto. Al punto in cui siamo arrivati mi occorre avere il parere di un esperto, come il mio amico Brugnone. Ma solo lei è il solito confessionario. Io mi trovo in una situazione così assurda. Luciano in manicomio, non ci posso pensare. Via via, manicomio. Oggi esistono delle case di cura specializzate in questo tipo di problemi. Probabilmente nel giro di un anno, un mese, verrebbe il suo marito. Ma nel frattempo non sarebbe sola. Eh sì, perché? Perché c'è sua madre, suo padre. E poi sono io. Lei? Sì, Valeria, forse non ti sembrerà il momento adatto, ma tu devi sapere quanto sia sincera la passione che tu per me. Dammi solo il modo avanti. Io ti voglio, tu mi vuoi, possediamoci. Io ho 12 milioni sulla banca. Ma che fa? È diventato pazzo se non è marito! Ah, io ti amo, ti desidero sempre sterata. Mi ama, mi desideri la smetta! E poi pensate che questo sia sufficiente a farmi tradire mio marito? Ma chi te diresti? Un uomo che già ti ha abbandonato per quei due sei sogni, due sei fantasie. E la smetta di darmi del tu! Perché? È così bello darti il tu. Ma non capisci che per tuo marito tu non esisti più. Quello che conta adesso è quello che pensa e dice il caro. Come la differenza? Che fai? Dice cose che tuo marito non ebbe mai il coraggio di dire e fare. E allora io dovrei lasciarlo così, al suo destino. Non dico questo. Ti preoccuperai perché venga curato bene. Sì. Ma nel frattempo? Sì. Nel frattempo è stato santo per ripensare a te stessa. Tu sei una giovane, bella. Io quando ti vedo mi sento impazzire. Vado io! Prego, venga, si accomodi. Grazie, signora, molto gentile. Carissimo! Come sta? Innanzitutto grazie di aver accettato l'invito in questa delicata faccenda. Per carità, ma piuttosto... La signora lo sa che non sono medico? Che sono farmacista? Hai chiarito tutto? Tutto, sta tra. È importante. Inoltre confidiamo il tuo parere in questa delicata faccenda. Ah, molto volentieri se posso, e senza alcun compenso ovviamente. Lo faccio solo in virtù dell'amicizia che ci lega e perché, come ben sai, i casi insoliti di turbe mentali mi hanno da sempre appassionato. Comunque, tornando a noi, se ricordo bene, mi avevi accennato che questa persona aveva cominciato ad affermare che il suo cane parla successivamente ad un incidente ferroviario. Per me è pazza, non c'è alcun dubbio. Un momento. Se vogliamo definire pazza una persona solo perché partecipa di fenomeni insoliti, allora di pazzi da rinchiudere al manicomio in questo mondo ce ne sarebbero un'infinità. A cominciare dagli indovini, dai rabdomanti, dai medium. No. È necessario che lo veda. Che ci parli, che lo esamini, insomma, è necessario... Buonasera. Buonasera, scusatemi, ero di là. Mio marito non sta bene, gioca i cavalli, perde e poi ci vuole maledato. E intanto al bar è rimasta solamente Giovanna, che è la mezza scema. Per carità, signora, qui abbiamo l'amico Brugnone, che è disposto a darci una mano, qui ho tanto parlato. Piacere, Tarquinio Brugnone. Sono farmacista, non sono medico, sono farmacista. Sì, il signor Bassolo ce l'ha detto. È importante, tendo a chiarirlo subito perché già in passato ho avuto delle rogne, sono arrivate addirittura a farmi causa, ma lasciamo stare. Vabbè, comunque il signor Bassolo ci ha raccontato di lei e noi confidiamo nel suo aiuto.
come farmacista, non come medico, come farmacista. Abbiamo parlato. No, è importante. State a sentire, l'ultima è la più bella di tutti. Luciano dice che il cane ha una nuova rivelazione. Scugnizzo gli ha detto testuali parole. Nel bar di tuo suocero c'è nascosto un tesoro. Un tesoro? E il bar? A quale tesoro? E non si sa. Scugnizzo non sa dire di più. Dice che sotto al terreno ci sta qualcosa di prezioso. Bisognerebbe scavare. Signora d'onore, parlate più forte che non sento. Che cosa dovete scavare? È quello che dobbiamo scavare noi, a voi non mi deve interessare. Scusate, vi potevo dare una mano, fare un piacere per quello che dovete scavare. No signora, grazie assai. Pensate alle vostre figlie piuttosto. Ma io lo scoprirò lo stesso, mi sento. Ma quando è mamma mia. Ma che succede? Niente, la vicina, che deve succedere? Sì, che vicina per te? Comunque, queste sono solo stupidaggini, affidiamoci a Cuglione. Sì. Come farmacista, non come medico, come farmacista. Sì, abbiamo capito. Va benissimo. Comunque, io adesso devo andare perché ho i tagli di campioni sulla salaria e sono già in forte ritardo. Permettete un attimo? Prego. Con permesso. Allora, che dici? Non è una bella donna? Ma sì, una bella signora. Ma che bella signora? Quella è donna alla cima dei capelli e alla punta dei piedi. Poi, mi raccomando, il marito deve essere rinchiuso, quello è un pazzo furioso. Renato, non ricominciare. Ti ho già detto che sono qui per l'amicizia che ci lega, per farti un favore e anche in qualità di studioso. Ma non sono disposto anche a farti da ruffiano. Parlerò col marito, farò le mie valutazioni, ma se per me non è pazzo, io lo dico chiaro e tu. Vabbè, non è caso di ritarsi, tu visto. E dopo ti faccio un regalone. Signora Valeria, sì. Io andrei. Ah, caro Renato, l'accompagno, grazie. Prego. Arrivederci. Ma lo sai che è una persona che e vuoi parlare subito con mio marito? Beh, certamente, è in casa. Sì, sì. Lo chiami subito. Sì, non c'è bisogno, di dirgli che sono venuto qui per esaminarlo. Gli dica piuttosto... Vediamo, gli dica che sono del comune e che sono venuto in zona per degli accertamenti catastali, ecco, gli dica così. Va bene, così mi pare, lei si renderà conto che non è affatto pazzo. Mio marito ragiona benissimo. Non si preoccupi, signora, lo chiamo. Allora. Valuterò io. Mamico, un malicato. No. Faccio eccitato con un malicato, sta marito. Oh, mamma. Ma buongiorno. Buongiorno. E voi chi siete? È del comune, no? Sua moglie non gli ha detto niente. No. Siamo in zona per degli accertamenti catastali. Rilievi catastali? Voi siete del catasto? Esattamente. Ah, ho capito. Altre tasse. Non la finiscono mai. Però... Se volete sapere qualcosa sullo stabile, dovete andare al primo piano, dal generale Mascarpone. Mascarpone? Sì, quello così si chiama. Ha simpatia di mia moglie, ma a me mi sta proprio antipatico, mamma mia. Comunque, non per fare pettegolezzi, ma su Mascarpone è un iettatore. Comunque, andate là, al primo piano, che vi saprà dire tutto quello che volete. E portatevi una corna. No, non occorre. No, un corno ce l'ho. No, ma non si preoccupi, non occorre, le ripeto, sono dei semplici accertamenti, dei semplici rilievi catastali, ma piuttosto, si è fatto male? Chi si è fatto male? Lei, vedo la benda, dico, si è fatto male. Ah, per la benda. Già. E quello è lino fresco. In Africa si mettono i baracani di lana per stare più freschi. Più si riempiono di lana, e più stanno freschi. In Africa, gli africani. E io mi metto il lino fresco. Ma sa che la credo molto diverso. Ah, mi fa piacere. Sul comune si parla di me. No, al comune no, ma diciamo così, nel quartiere sì. Beh, nel quartiere noi ci abitiamo da tanto tempo. Accomodatevi. Ah, la ringrazio. Sapete, con popolazione indigena, con i romani. Popolazione indigena. Ho solo contatti commerciali perché non ci facciamo molto di carattere. Tutti gli amici, i conoscenti, sono tutti napoletani, tutti emigrati napoletani come a me. Pure la cameriera che ci abbiamo, ce la siamo fatta venire da vicino là. A cretina che sta andando con i negozi, pure quella è napoletana. No, qua questa casa è una colonia napoletana.
qua siamo un'ambasciata napoletana a Roma. Un'ambasciata? Aprite sta terrazza. Questa terrazza è un'isola. Un'isola? Noi siamo in un'isola. Poi c'è sta pure un negozio. Il negozio prima si chiamava la Tana del Sorice. E tutti i dolci fatti in casa. Era famoso a Roma, Voi avete mai sentito parlare? Mai sentito. Mo adesso si chiama Bar Centrale. Un'idea del Turzo. Il Turzo? Ma senza il mio consenso, mamma mia. Ah, già, il bar, ma piuttosto ho sentito di un cane che parla. Pare che parli, ma io non lo posso giurare. Ah, bravo, pare che parli. Lei non lo può giurare. No, non lo posso giurare. Quindi sentirlo parlare è un'impressione. Sì, credo di sì, mi fa impressione. Ma sa che la trovo molto ragionevole. Ah, mi fa piacere. Ma sul comune di che cosa si vuole parlare? Dopo, adesso lasci che le racconti un piccolo aneddoto di cui sono proprio il protagonista. Ove? Capita sì, è capitato proprio a me, che amo così tanto gli animali. Qualche tempo fa avevo in custodia in casa un uccellino. In gabbia sì, lo avevo e me ne prendevo cura. E lui, cinguettando, sembrava proprio che proferisse parola. Una mia suggestione, si intende. Però sembrava proprio che mi parlasse. Ma era un pappagallo? No, un canarino. Io sì, lo nutrivo, gli davo il miglio, gli davo la lattuga, insomma me ne prendevo cura. E lui, cinguettando, sembrava proprio che volesse dire grazie Tarquinio, Tarquinio è il mio nome, sono io. Il canarino vi chiamava per nome? Eh già, è strano, non è vero? Ma voi per caso non siete amici di mio genere? No, non credo, ma piuttosto, tornando a noi, ho sentito anche dire di certe apparizioni. Cose sensazionali. Si è saputo. Che lei dice di vedere. Pure queste stanno sul comune. Ma allora sono tutti fatti miei. Ah, ma allora è vero. Ma io queste apparizioni ce le ho tutte le sere. Ah, un fenomeno ricorrente. Un fenomeno, avete detto la parola giusta. Quella ragazza è un fenomeno. Che bella cosa, mamma mia. E lei questa apparizione ce l'ha tutte le sere. Tutte le sere? E che sto scemo, non me lo faccio manco una. Certe volte la vedo così vicina che mi pare che la posso toccare le mani. Ma non si può fare, sta troppo lontano. Ah, quindi l'apparizione si tiene a distanza, questo è importante. È importante, per il comune è importante. No, non si preoccupi, questi sono degli appunti personali. Ma lei continui, che mi interessa, continui. Che fa questa donna che le dice di vedere? Che fa? Che fa? Si spoglia. Ah. E se ne va a letto. Ossessioni erotiche. Come? No. Assessore Cotica, un mio collega. No, ma lei continui, che mi interessa, continui, mi dica che fa, si spoglia, che fa questa donna? Che deve fare? La danza del vento, si spoglia, se ne va a letto, che ho già fatto? Basta. Questa apparizione, questa donna che lei dice di vedere, ma non le ha mai rivolto, che so io, una parola o un cenno? No, mai. E poi io me ne sto attento, perché sennò, se se ne accorge, quello poi scompare. Ma vi posso assicurare che è uno spettacolo che nemmeno a Parigi alle Folies Bergère. A Parigi? Voi siete mai stati a Parigi? No, purtroppo no. Io invece sono stato in occasione dei 15 anni di matrimonio con mia moglie. Bello. Ha sfruttato per me se Parigi finetti in Folies Bergère. Ma che spettacolo, che femmina, altra carne. Mamma mia, che bella cosa. Lo credo, Piuttosto, tornando a noi, questa apparizione, questa donna che lei dice di vedere, non le è mai apparsa sotto le sembianze di un treno o di un vagone ferroviario? No, e poi che facevo? Metteva bene un vagone ferroviario che si spogliò. Un secondo, non vada! Non vada via, questo cane che parla! Ho detto, pare che parli! Appunto, questo cane, dico, non è mai sembrata che potesse apparire sotto le sembianze di una languida fanciulla disinibita che cerca di adescarla. Un cane lascivo che cerca di adescarmi. Ma chi è? Non si meravigli, è già successo. Può darsi che lei vede questo cane sotto le sembianze di una languida fanciulla disinibita che cerca di adescarla in atteggiamenti lussuriosi. Ma sentite, ma voi siete pazzi? Ma come va bene non capo sti cose? È prima una fanciulla che si trasforma in vagone ferroviario e poi un cane che cerca di adescarmi. Ma come mi vengono in mente queste porcherie? Mamma mia! È una cosa tremenda. Uno ci fa una confidenza in buona fede e poi viene chi se tangua. Che era tanta bella che l'apparizione che a mamma è passata a volte. Ma chi va a andare che sti porta? Ma che fatica che stanno in coppo comune? Mamma mia, che maledetta!
Interessante, molto molto vero, molto. Ah, signora, proprio lei cercavo. Senta, le devo dire subito che purtroppo non c'è niente da fare. Suo marito è senza dubbio affetto da mania ossessiva. Per carità, è un caso curabilissimo, si intenda. Infatti, anche Freud. Scusi, ma con chi ha parlato lei? Con suo marito. No, 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 guardi che il marito della signora sono io. Lei? Sì. È quel signore che è uscito. È mio padre. Ah, credeva che fossi io. Sembrava proprio una persona normale. Ah, no, 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 mi dispiace, la normale di casa sono io. Cosa ha messo, signore, che avevate detto che doveva venire uno a fare i rilievi catastali del comune? Cioè, ma si può sapere lei chi è? Tarquinio Prugnone, sono farmacista, non sono medico, sono farmacista. Piacere, indemeno un farmacista, ma che state combinando? Ah, ho capito tutto. Questo è un trucco del vostro amico Vasto, là del piano di sotto, è vero, è così? No. Diciamoci da lei. In effetti sono un suo conoscente, ecco. Ah, ecco, ecco, ecco. E vi ha mandato qui per vedere se io sono pazzo oppure no. E vorrei però capire sotto quale qualifica, visto che voi stessi mi avete detto che non siete medico. Esattamente, esattamente, non sono medico, e precisiamolo, sono farmacista, però diciamo così, appassionato a certi fenomeni riguardanti la mente e la psicofarma. Cerca di capire, Luciano, il signore di queste cose se ne intende. Esattamente. Ti può dare un consiglio. Sì, sì. Luciano, io qua già sapessi, tu stai veramente male. Ah, questo che volete sapere? Sì. Volete sapere se sto male? Sì. Sì? Sì. Io sono stato. Sono stato malissimo, va bene? Sono stato quasi in punto di morte. Io stavo morendo in quel bar. Era un'agonia continua. Poi un bel giorno il mio cane, Scugnizzo, mi ha parlato. Ah, rieccoci al cane che parla. Ed è una benedizione, meno male che parla. Insomma, si è rivolto a me e mi ha detto. Chi ti ha detto? Lucio, questa vita che tu ti stai trascinando dietro è una veste unta e consumata. Modella le pieghe sulla tua figura, scuoti via la polvere e vedrai che ti starà bene. Ah. È chiaro? È chiaro. È chiaro, il medico me lo dovevate mandare prima, non adesso, perché prima stavo male, adesso no. Adesso che dite, sono pazzo io? No, pazzo non credo. Malato? Probabilmente sì. Potrò guarire. Ma sì, secondo il mio parere sì. Diciamo che secondo il mio parere tutto quello che le sta succedendo in questo periodo è causa e frutto dell'incidente ferroviario, del trauma, del grave trauma che lei ha subito, insomma, successivamente all'incidente ferroviario di cui lei è rimasto vittima. È probabile che il ripetersi di una nuova emozione possa provocare in lei un nuovo cambiamento. Che genere di cambiamento? Beh, signora, in questo momento proprio non saprei dirle. Magari il cane non parlerebbe più con suo marito. O magari suo marito non riuscirebbe più a capire cosa il cane dice. Insomma, si avrebbe una nuova frattura dell'attuale stato di cose in cui che si riporterebbe tutto alla normalità, tutto al punto di partenza. Da un lato, suo marito, che in quanto essere umano non può capire cosa un cane dice. Dall'altro lato, un animale, un cane, che in quanto tale non può parlare il linguaggio umano, sia chiaro. Però lei sarebbe guarito. Signor Tarquinio, vogliamo fare una cosa? Io adesso faccio entrare Scugnizzo e vediamo se riesce a sentirle a parlare con lui. Io sto cercando qualcuno che lo capisca come me. Che dice? Lo faccio entrare, Scugnizzo! No, meglio di no. Non sia mai riuscisse realmente a capire cosa questo cane dice, e allora potrei avere un fortissimo trauma anch'io. E no, non ci voglio neanche pensare, non ci voglio neanche pensare. Buonasera. Signora, io sì, non so che dirle. Devo riflettere, devo fare le mie valutazioni, ma una cosa è certa, suo marito non è affatto pazzo. Ah, ecco. In quanto a lei, stia tranquillo che la annovererò sicuramente tra le mie esperienze, tra i miei casi più interessanti. E non si disturbi, non vi disturbate, non conosco la strada. Arrivederci. Sì. Un'ultima cosa. Suo padre, sì. Lo faccia controllare da uno veramente bravo, che il suo stato mentale non mi ha fatto convincere. Va bene. Di nuovo. Arrivederci. Lucio, ma cerca di capire. Mamma e Vasto l'hanno così insistito. Però poi d'altra parte non è che hanno tutti questi torti, Questo cane parla solo con te. No, Scugnizzo parla con tutti, solo che non tutti sono in grado di capirlo. Ma lei ha bisogno di crederci alle cose. Io ci credo che Scugnizzo parla e lo capisco. Senti, e tu mi parli mai di me?
Figuriamoci, certo che gli parlo di te. E lui che ti dice, Luciano? Che vorrebbe tanto parlare con te. Però tu non lo capisci. Togliete, capite? Come vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere. Vediamo insieme, che ma che è successo? Vada a chiamare. L'emozione è stata troppo forte. Ma insomma, si può sapere che è successo? Una cosa straordinaria. Figuratevi, Camilla stava lì. Ecco come va. Con calma, spiegati chiaramente che sei proprio scemo. Ecco. Mentre stavo al bar, arrivano due vene dell'azienda dell'acqua e dicono che devono controllare le tubature che passano nella tangina. Ah, capito. Scendono in pochi nivoli e li sento martellare. È sempre più forte, è sempre più forte. E lungo d'andare, Curiosità, scendo anch'io, cavaliere. Quando ecco che dal pavimento, non posso mai scordare, schizza fuori una fontana. Un getto d'olio nero che in poco tempo allaga tutto il locale, cavaliere. Era petrolio! Ma sei sicura? Sì, lo vedete truccare le mani sporche. Il vestito tutto macchiato. Sentite se non è petrolio, lo sentite? Mi sento solo una puta. E quello è l'enigma. Il petrolio sgorga dal sottosuolo e lì deve essere pieno di scheletri, di cadaveri di antichi romani. Gli operai hanno detto che ci deve essere una falda petrolifera proprio sotto al bar. Un giacimento vastissimo, una ricchezza, cavali. Ma mo che c'è rimasto al bar? I bombini, hai chiamato pure i bombini. Sono stato costretto, quello che si era lavato tutto qua. Infatti hanno messo in mezzo alla strada pasta, brioche, cioccolatine, caramelle. La pasta in mezzo alla strada, che la si deteriora! E come non porto, cavaliere, ma siete miliardario! E ma non vi dico la folla che c'è fuori al bar, tutti mi invidiano! Vabbè, avete sentito? Sciugnizzo aveva ragione, il tesoro sotto al bar c'era! Quindi adesso mi dovete guardare dritto negli occhi e dirmi che sono pazzo! Sì. Ditemelo! Sei pazzo? Il petrolio a Roma, quando mai è successo? Vabbè, perché non mi volete credere? Venite a vedere voi stesso, anche i pompieri l'hanno confermato. Appena hanno osservato la fontana, il comandante, quanto era bello! Alto, capelli biondi, barba bionda, molto maciata. E chi era Gesù Cristo? No, uno di Milano, coi baffi. Quando hanno osservato la fontana, ha detto, questo è il petrolio, ovvia. Ha detto ovvia. E allora non è milanese, è toscano, ma visto che sei proprio scema tu. E vabbè, non sarà di Milano, ma si sa, quelli del nord lo riconoscono quando è il petrolio. Venite a vedere. Ma allora è vero. Ma allora bisogna fare qualcosa, bisogna dire ai pompieri di imbrigliare questa falda acquifera, questa falda petrolifera. Ehi, ma stai facendo perdere un sacco di tempo, chissà quanti soldi sto perdendo. Si capisce, ogni minuto che passa sono milioni di persone. E tu mi hai fatto perdere già 10 milioni di soldi, mamma mia. Calma, ci pensiamo noi, al bar ci andiamo noi. Ah sì, adesso non ti è più un carcere. Adesso il bar ci vuoi andare tu, dentro al bar. No, non c'entra niente, è solo per vedere che cosa sta succedendo. E quello che sta succedendo è solo cosa del fondatore della Tana del Solice. Andiamo, pigliamo due fianchi, due zuccheroli. Ma ci ho trovato un petrolio. Ma ci fa la pazza tanta. Del cane e là non si può muovere. Ho capito, ma io per completare il lavoro devo guardare lo scarico. Ti ho detto, sta sotto la cuccia del cane. Il cane è stato messo là dentro da mio genero e ci ha messo pure un lucchetto e ha detto che non può uscire. E perché l'avete chiuso? Forse c'è pericolo che morda. C'è pericolo che morda. C'è pericolo che lo mordiamo noi, che ci staccamo a capo con un solo morso a quel cane malefico che teniamo.
che ha combinato, ha puzzo per tutta la casa, se ne ha diarrea. E il mio genero dice che hanno tentato di avvelenarlo e per sicurezza ha chiuso la tinta e ha messo pure un lucchetto. Ma no, sei pazzo. Faccio capire, e capite udice. Ma comunque è strano che hanno cercato di avvelenare il cane qua sopra la terrazza. E chi è stato? E che ne so io, e poi bisogna vedere pure se è vero, sapete, mio genere non ci sta molto con la testa, eh. Povera me! E c'è anche stata. Chiedo un livello è così simpatico di Lucana. Ah, lo sta simpatico Lucana? E allora perché non lo pigliano lui sto cane? Io no, mamma mi detto noi di Giuseppe che si mettono paura ma figlio Lucana. Ah, il figlio vostro si mette paura ma... Roma. E allora pregatevi di fatto voi, Ma belli, no, vedi, che mi devo dire? Guardate qua, il tubo è tutto marcio, si capisce che ieri si è allagato tutto cosa. Non mi è riuscito di vedere prima perché stavo giù al primo piano a casa del generale Mascarpone. Mascarpone, lo conoscete? Stiamo facendo un bel lavoro grosso assai, stiamo rinnovando tutto l'impianto idraulico e pure quello di riscaldamento. Un bel lavoro. Parla in intermedio ecclesiano. Gli sa quanto è bella Mascarpone in intermedio ecclesiano. Vuoi scherzare, però è una brava persona, anzi, non appena ha saputo che qua in terrazza voi avevate un problema, subito ha detto, non per quello antipatico del marito, ma se alla signora Dolores occorre un idraulico, è necessario che tu vada. E io sono venuto a vedere che si trattava. Così ha detto quella faccia di gufo malefico. Ma io lo denuncio per diffamazione a chi stuiettatore che trimmi in due palazzi. Qua una cosa è certa, ogni volta che lo incontro succede qualche cosa. Pure ieri sera, mentre stavo andando correndo per le scale del negozio. Ho capito quando è successo fatto Petroli, si è saputo per tutto morti. Ma quale Petroli? Quando mai c'è stato un Petroli a gru? Quelli erano venuti degli operai a verificare sotto al bar. Hanno martellato il pavimento e hanno rotto il pozzo nero che stava là sotto. Martellando hanno rotto pure un serbatoio, la pompa di benzina che sta a fianco nero. Pure! La pompa di benzina e il pozzo nero si sono uniti insieme ed è uscita quella porcheria nera che hanno creduto che fosse petrolio. Anzi, che ha creduto quella cretina che ha in due negozio. Ma io non ho mai avuto dubbi. Insomma, dopodiché si è allagato tutto un negozio. Una cosa spaventosa. E dopo un po', pure Cangoppo, in due capuzzine, è scoppiato un tubo e è cominciato un zampillo che sembrava la fontana di Trevi. E mamma, si capisce, mamma. E quelli sono quegli scoppi che succedono per simpatia, no? Scoppi di tubo perché io sono simpatico. No, per carità, non vedi, si dice per simpatia, nel senso che quando si rompono i tubi di sotto, e allora pure quelli di sopra. Comunque, ad ogni buon conto. Ma me ne devo andare, a completare i lavori giù al primo posto. A proposito, vi volevo avvisare che stasera ne approfittiamo, facciamo pure la prova degli impianti di riscaldamento. Impianti di riscaldamento? Ma il Scarpone vuole accendere il termosifone, ma con su caldo che fa? E qual è un problema? Voi tenete la terrazza, tanto bello, no? E se tenete calore, ve ne uscite il piano luogo e fresco un coppo di terrazza. Ma vattene, dice che un generale Mascarpone che si azzarda soltanto ad accendere il termosifone, scendo giù e lo butto dentro alla caldata. Sì, va buio. E domani mattina vieni presto col tubo nuovo, così facciamo subito su. Allora, mamma mia, pure Mascarpone si andrà a mettere a pizza. Prego, sì, prego, accomodate, mi accomodate. È un momento. Signora Saliscendi, mio suocero, signora Saliscendi. Federico Solice. C'è Sarina Saliscendi, investigatrice. Ah, una poliziotta. No, una poliziotta. Per carità, io sono dell'agenzia vigilante. Agenzia vigilante? Sì. E di che si tratta? Indagini, fedeltà con i lugari, per carità, sto sempre in giro, ma sto a Roma, poi vado a Torino, per carità, che vita. Ah, mantenete la linea. Mi mantengo la linea. Sentite, lo volete un cavallo? Tengo un cavallo vincente con la terza coppa. Per favore, dobbiamo lavorare. Ci scriveranno in un cavallo. E dopo, adesso abbiamo cose importanti da fare. Sì. Venga, l'ho dovuto chiudere qua dentro, vi rendete conto? Sta chiuso col lucchetto, guardate adesso che faccia mi guarda, sta nervosissima e se la prende con me. Lo so, che ho fatto tardi, ma ho dovuto aspettare che rientrasse in ufficio la signora Saliscendi, è chiaro? Mannaggia, è troppo nervoso. Ma del resto è chiaro. Dopo quello che è successo. Ma l'ho visto, povera bestia. Ma è ancora sofferente, sì. Non ne parliamo proprio. Lo strazio con
Mamma mia! Difficoltà di parole, di espressione, come posso dire? Disturbi intestinali. Mamma mia, la diarrea, la puzza per tutta la casa, mamma mia! Ci vuole essere un top! Un top per animale! Mamma mia, ma mettetevelo voi il tappo, ma guardate che famiglia! Veniamo a noi! Ma quello è normale che sta male, hanno tentato di avvelenarlo, già! Sì. E comunque, in ogni caso, io vi ho fatto venire qui, signora Saliscelli, perché è qui che si deve svolgere la maggior parte della vostra attività. Ah, vi ho portato anche una cosa. Sì. Queste sono due persone da tenere assolutamente sott'occhio, è chiaro? Sì. Guardate, ve le faccio vedere per bene. Questa qua è argentina. È straniera? No, è italiana, la cameriera, si chiama argentina. Ah, okay. E questa persona qua è pericolosa, è quella che ha tentato di assassinare quel povero cane. È chiaro? Sì. E poi? Ha tentato di assassinare quel povero cane, non ne sono sicura. Mamma mia, ma lei come fa a essere sicuro che sia stata quella cameriera? È ovvio, guardate la faccia. Sì. Guardate. Lei ha minacciato di morte più volte quella povera bestia e l'ho sentita. E poi, non è sempre lei che dà da mangiare al cane. Ah, e poi c'è quest'altra persona da tenere assolutamente sott'occhio. Renato Vasto. Sì, un amico di casa, questa foto gliel'ho fatta io. E vedete, questa persona si aggira sempre per questa casa con intenzioni nefande. Si finge amico, ma sarebbe capacissimo di mettermi le col cane? Con mia moglie, non col cane. Vabbè, ho capito, sì. Ma le indagini si devono svolgere soltanto qua nell'ambito familiare? No, qui c'è da controllare tutto il quartiere. Sì. Ogni singola persona qua nei dintorni ha qualcosa contro quel cane. Poi bisogna analizzare i cibi, stare attenti a tutto quello che si mangia. Non solo, ma noi per una sorveglianza rigorosa e scrupolosa, prim cadisti due al dormi, fieto del miccio, come si dice. Possiamo istituire un tesserino? Sì. Un pass, diciamo, per entrare ed uscire da questa casa. Chi non tiene il pass non entra. Mi piace. Anzi, potremmo sorvegliare armato i movimenti in casa. Questo ovviamente lo faccio io. Voi magari rimanete qualche notte a dormire con scondizi. Questo non lo so. Domandalo a me che sono tua moglie, se sono disposta a vivere in questo inferno. Controllata, schedata, spiata. Luciano, questa è casa mia. Sì, però devi capire che noi siamo in pericolo e abbiamo il dovere di proteggerci, Valeria. No, Luciano, tu sei in pericolo, tu. Perché a te il cervello non ti funziona più. Finiranno con richiuderti i manicomi. Non gridare, che si sveglia Scondizio. Non me ne importa niente. Ma che sta succedendo? Che cosa succede? Succede che da questo momento in poi non saremo neanche più liberi di andare al gabinetto, perché ovunque saremo schedati, controllati, spiati da questa persona assunta per difendere Scondizio dagli attentati. Hai sentito? Anche il questurino teniamo male. Un momento, signore, io non sono un questurino e non intendo lasciarmi offendere da voi. E allora se ne vada. Sedetevi, voi dovete rimanere qui. Io vi pago per controllare che quel povero cane sia al sicuro e voi lo farete. Perché non è solo qui in questa casa che si trama contro quella povera bestia, Valeria, qui è in tutto il quartiere. Sì, Scugnizzo ha sentito chiaramente delle minacce nei suoi confronti e me le ha riferite, parola per parola. Me le ha riferite? Sì. Ma scusate, questo Scugnizzo del quale si parla, non è un cane, non è il cane del quale si parla. Come farà a avere riferito di queste voci se è un cane? Perché è un cane che parla. Ma tu? Un cane che parla? Cioè, ma dica la verità, le è mai capitato di sorvegliare un cane che parla? Ma insomma, lei sostiene di possedere un cane che quando apre la bocca invece di abbaiare parla? Proprio così. E che lingua parla? Che deve parlare? L'italiano? È di Mondragone. Certo che questo è un
siano fatte assai strane. Eh sì, perché noi qua dobbiamo pensare soltanto all'intervento di qualche forza superiore, di qualche forza comandata dall'aldilà, capite? Eh sì, io mo devo rivedere un pochino tutta la faccenda e mi devo consultare con i miei collaboratori. Ma che fate? Egregio amico, lei quando ci è venuto da me non ha minimamente accennato al fatto del cane parla. Che differenza fa se il cane parla? Come che differenza fa? Scusate, ma lei dice che il suo cane parla? Io non lo so, a me non pare personalmente una cosa assurda. Ma perché? Ma pur ammesso un fenomeno, un miracolo, la cosa cambia totalmente aspetto. Perché? Ma scusate, ma come si può fare la guardia ad un miracolo? Ma lei me lo dice o no? Ma lei ha mai visto un'investigatrice che indaga sulla Madonna di Lourdes? O sul santo, o sul miracolo del Santo Sì, ma quelle sono cose che sfuggono al controllo di noi poveri mortali. Questa è un'altra cosa, si tratta solo di un cane. Che parla? Scusate, ma chi sa questa responsabilità? Queste sono cose delicate. Giusto un anno fa ho ricevuto la grazia che mio marito mi è guarito da una broncopolmonite fulminante. Dove? Egregio amico, signore, sostevi che amato. Mamma mia! Io sono stata ricoverata 3 mesi in ospedale, sono stata investita da un camion. Rozza frattura della gamba destra, con versamento del liquido al ginocchio. Io quando lo muovo, mi vado una bottiglia di champagne, frecciochea, vedete? Si sente. Si sente, e quello è un danno anche per il mio lavoro. Io quando faccio un pedinamento, a me mi sento arrivare un pilota. Sì, per forza. La mia è un'agenzia modesta. La siamo io, mio suocero, reduce da un infarto, e mio figlio disoccupato. Mamma mia, facci come un riccio. Io mi devo far benedire. Voi ti dite in caso che parla col capo. Ma per piacere. E che fa questa agenzia? Si va a mettere in urto con forze ultraterrene che potrebbero essere sì benigne, ma anche maligne però. Calci lo sapeva, ma non vedo. Io sono di famiglia cattolica. È cattolica. E finché si tratta di indagini di esseri umani, e allora io sono a vostra completa disposizione. Ma poi se cominciamo a entrare nel campo del trucco da palcoscenico. Che trucco da palcoscenico? Del trucco da palcoscenico, come potrebbe essere quello del ventriloquo, per esempio. Perché lì la parola la cavanza. Brava, a signora capito, peggio ancora. Se entriamo nel campo del soprannaturale. No, allora a questo punto mi dispiace, ma l'agenzia vigilante dice no, non ci stiamo, ne mamma, gli occhi puliti, guai. Ritirate. Ma che devo aspettare? Io devo rinunciare all'incarico, anzi sentite, ma vi do pure i soldi degli anticipi che mi avete dato. Pure le patate. E io facevo senza niente. Sentite, mi sono trattenuti i soldi per le ore che ho perduto qua dentro, però. Non vi disturbate ad accompagnarmi. Mi dispiace, scemo, spugnizze. Arrivederci, ma non è giusto. Ma dico, che gusto ci sta a farsi prendere per un pazzo? Non fa niente. Io domani vado al commissariato e denuncio ogni cosa, perché Spinizzo deve essere protetto. Bravo! E anche io vado al commissariato. Anzi, ci vado subito. Devo chiedere che ci protegga dagli irresponsabili che ha perso completamente la ragione. Devono venire i carabinieri. E se non bastano i carabinieri, gli infermieri! Che ti portino al manicomio che meriti! Così va. Vale, belli papà, quando ancora io mi occupavo del negozio, dietro alla vetrata che dà su questa piazzetta romana, avevo fatto sistemare dei tavolini in modo tale che ogni cliente aveva il suo pezzetto di panorama. Ma quando il tale cliente, il tale tavolino non si trovava, e allora succedevano le pasticci, c'era una vicchiarella. Vedevo tutti i urni, pure d'inverno, anche con la pioggia. Piglia arrivava, si ordinava a sfugliatella e si assettava un tavolino dietro la porta a vetri. E pigliava sta sfugliatella e se la mangiava piano, piano, con gusto.
e tossiva. Tossiva con una tosse insistente. Carici diceva: signore, ma te dove giù dite? Che a caso sta la refola l'aria? E essa diceva: no, perché io qua mi vedo la chiesa di fronte e mi posso mangiare la sfogliatella che mi piace tanto e mi ricurrusato. E se vagano da parte non potesse fare. Povera vecchia. Veniva tutti i ma un bel giorno non venne più. Poi venite a sapere che la tosse si era aggravata. Era diventata polmonite e muretta. Vale, quando uno non si trova col posto sbagliato, non riesce a cambiare. Bisogna avere la forza di cambiare tavolino. Io penso che ti lascio. Cosa? Ma non aspetta, Valeria. Ragioniamo, cerca di capire, io ti voglio bene. Ecco, lo sa, tu mi vuoi bene. Come vuoi bene a Scognizzo. O forse un po' di più. Ma non mi ami. E una moglie ha bisogno di essere amata. Aspetta, Valeria, cerchiamo di parlare. Ma che cosa vuoi che aspetti, Luciano? Che cosa vuoi che aspetti? Io ho già aspettato tanto. Con amore, con pazienza. Ma inutilmente, Luciano. Nella tua vita per me non c'è più posto. E sai perché? Perché tu hai Scognizzo. E questo ti basta. Perché per te parlare con Scognizzo è come parlarti allo specchio. Sei tu Scognizzo, Luciano, tu. E questo ti ha dato il diritto di diventare un'enorme rossa. Ma se nella tua vita per me non c'è più posto, io me ne vado. C'è chi mi apprezza, c'è chi mi ama. E c'è chi ha il coraggio di dimostrarlo, senza bisogno di essere incoraggiato dal proprio padre. Vuol dire che ando da lui. Ma da Vastola, del piano di sotto. È lì che puoi andare. Sì, da Vastola. Lui è più umano di te. È più coraggioso di te. Se sarò più o meno felice, questo non lo so. Però ho il diritto di provarci anch'io. E mi lasceresti da solo? No, Luciano, tu non sei solo. Tu hai Scognizzo. Te lo lascio volentieri al posto mio. Aspetta, Valeria! Valeria, però... Forza, andiamo, Scognizzo. Vai! Ma tu hai sentito, Scognizzo? Eh? Se ne vuole andare. Mi lascia a me da solo. Beh, adesso che siamo rimasti da soli possiamo parlare un po', Scognizzo. Ehi, come ti senti? Stai meglio? Scognizzo, ma tu parli veramente? Io certe volte mi chiedo se la mia non sia solo un'illusione, come dire, se non sono io a farmi le domande, a darmi le risposte, proprio come dice Valeria. No, tu parli, io lo so che tu parli, Scognizzo, però non posso più dirlo, chiaro? Altrimenti le persone invece di essere contente di sentire una voce onesta, si spaventano, si insospettiscono. Valeria mi lascia, ma tu lo capisci che con chi se ne va? Con Vastola, figuriamoci, quell'ipocrita buffone del piano di sotto. E io senza di lei mi sento perduto. Però per conservare lei devo rinunciare a te. Io non posso più dire che tu parli, Scognizzo, non lo devo dire più. Certe verità le devo scoprire da solo, non me le puoi suggerire tu. Sì, tutte le cose nella vita bisogna vederle sempre attraverso questo velo che ce le renda più tollerabili. Altrimenti con la loro realtà ammalata finiscono col distruggere tutto ciò che c'è di buono, di onesto e di sincero. Però tu quel velo lo hai strappato via. E che cosa hai ottenuto? La cameriera ti vuole ammazzare. Mia suocera sarebbe ben felice di fare la stessa cosa. E Valeria mi lascia per causa tua, lo capisci? Insomma, per cercare di affrontare la vita così come me la presenti tu,
Bisogna essere forti e tenaci, come una bestia. Ma il problema, scommetto, è che io non sono una bestia. Io sono un essere umano. Io sono vile. Che devo fare, scommetto? Parla. Scommetto, parla. Ma non vuoi più parlare con me? Scommetto! Lucia, chi hai? Lucia, chi hai? Che c'è? Che c'è? Scommetto, non parla più con me, pensa che l'ho tradito. Scommetto, non ti parla più. Lucia, ma è la fine di un incubo. Ti rendi conto? Così io potrò riprendere il tuo posto nella tua vita. E tu non avrai più bisogno delle sue parole, Luciano. Ti basteranno le mie. Ho detto tante volte che questo secchio deve stare qua. E invece no, c'è di nuovo, è sempre per d'accordo. Mamma, mamma. Che è successo? Scusizzo, scusizzo, non parlo più. Non gli parlo più. Finalmente. Non gli parlo più. Questo non gli parlo. Che sta? Scusizzo, scusizzo, non gli parlo più. Non parla più? No. E perché? Ma che importa? L'importante è che non gli parla più. Che io non ci lasceremo e non ci lasceremo più. Oh, finalmente questo cane non gli parla più. Ma vi rendete conto che questo cane è stato capace di mettere la rivoluzione in famiglia? Anche il generale Mascarpone si era così preoccupato per questa faccenda. E ti pareva se il grande amministratore di condominio non si preoccupasse? Io poi volevo sapere com'è che questo Mascarpone sapeva sempre i fatti nostri. Perché è una persona gentile ed educata, ecco perché. Ma tanto avessi la sua squisita bontà. Fai una cosa, portare questo cane di là che solo a vederlo mi fa venire di nervi. No, lo fate uscire, sta ancora male, poverino. E allora portalo di là con tutta la cuccia. E mettilo fuori al terrazzino della cucina perché non si va. Mamma mia, tutto piano. Piano, sta male, poverino. Sta male, questa è una cosa spaventosa. Non lo agitate. Ci vediamo dopo. Signor, posso uscire un momento? E per andare dove? A due giri? Questa se non se ne va in giro sta male. In casa ci stanno tante cose da fare. Lei che vuole fare? Se ne vuole andare a passeggio. Dove devi andare? È solo un momentino in chiesa. Avevo promesso un cielo alla Madonna. E ora che Squinzo non parla più, volevo scegliere il voto. Vai, Argentina. Fermi tutti! Io faccio un mesetto. Che succede? Squinzo, calca! Mentre lo portavo di là, si è girato e mi ha detto: lo sai che il generale Mascarpone se la fa con tua moglie? Brutto! L'ho sentito con queste mie orecchie! Ma ha iniziato pure con me! Ma io voglio sapere qualcosa! Io devo sapere, devo avere una spiegazione! Disgraziato! Disgraziato! Sbagliato!